campanario. Siamo appena partiti. Più di 3 chilometri, siamo un attimo fermati a guardare il Corno Grande qui davanti a noi, è uno spettacolo. Qui sotto questa magnifica valle, e proseguiamo per il percorso. E proseguiamo con questi sentierini. Ci sono le creste, 3,5 chilometri di percorso. Gran Castello, foto vai! Abbiamo appena passato Gran Castello, adesso scendiamo da qui. Il vento non smette di darci fastidio oggi. Le previsioni parlavano di vento forte alle 9:30, 11. Adesso sono le 9:30, quindi essere il velo che smette. Ok, adesso stanno affrontando i miei compagni un tratto più semplice, una camminata più tranquilla. Il nostro percorso si sviluppa tutto in cresta fino laggiù, e l'ultimo è il Monte Camice. Laggiù Corno Grande, Campo Imperatore, là in fondo. Stiamo avvicinando alle torri di Casanova, qui sotto un pezzo di una parete a picco, una vallata. Sto seguendo i miei compagni. Vediamo un po'. Ecco qua, adesso
Adesso l'imbrago, il dissipatore e ci arrampichiamo qua sopra.
fermate e proseguiamo sul percorso. Quasi 9 chilometri fatti. Un paio di passaggetti un po' duri perché sentiero stretto, basso, non ci sono appigli. Adesso sembra sentiero tranquillo, dove si può camminare di nuovo. Ok. Andando verso il Monte Preno, abbiamo lasciato l'infornace da pochi minuti e laggiù c'è il Camicia. Dai ragazzi, ancora qualche ora di sforzi, qualche ora, no, qualche
Dai, ce la facciamo. Concentrati, concentrati, perché qui è tosta. Prena sullo sfondo a giù Monte Camicia, l'ultima tappa di giornata. Laggiù il Corno Grande, Campo Imperatore, i miei compagni di avventura. Altre 3 ore di marcia, dai. Wow. Monte Prena, fatto, Corno Grande, adesso andiamo verso il Monte Camicia, dai, ultima tappa di giornata, probabilmente un paio d'ore ancora per il Camicia, un'oretta per scendere. Qui stiamo scendendo dal Prena, un pezzo per la via normale, poi speriamo di beccare il sentiero. E al momento sembra che c'è una lingua di neve, non si capisce se riusciamo a beccare di nuovo il sentiero. Paesaggio magnifico. Mette paura pensare che dobbiamo ancora fare quel tratto là, mamma mia, ancora minimo 2 ore e mezzo, minimo. Adesso sono le 16:25, sono già 9 ore che stiamo percorrendo il sentiero del centenario. Questa montagna ci hanno abbastanza messo alla prova oggi è faticosa. Spettacolo. Ragazzi, finalmente si scende. È brutta perché è pieno di neve. Quasi arrivati, c'è anche una bella luna piena stasera. Sono 13 ore e un quarto che siamo sul percorso, mancheranno una decina di minuti, 13 ore e mezzo. Siamo finiti.
Dai che siamo arrivati. Io sono finito. 13 ore e mezzo dalla partenza. Forse qualcosa di più. Siamo quasi arrivati alla macchina, mancano 300 metri. Sono completamente morto. C'è una bellissima luna piena stasera. Giovanni mi precede, gli altri due sono già arrivati. Laggiù, Monte Camicia, dietro di me. Alla fine di una giornata sicuramente indimenticabile, ma anche veramente, veramente, veramente dura. Esagerato questo percorso. A un certo punto mi ero anche bloccato nell'ultima salita. Devo ringraziare i miei compagni di avventura. Dai, si torna a casa.